Buonasera, ben ritrovati con il TG Nord. Apriamo l'edizione odierna con un'intervista realizzata dalla nostra inviata Ilaria Tettamanti a margine dell'assemblea di Assoimpredil ANCE, i costruttori della Lombardia, con il presidente della regione Roberto Maroni. Quindi queste primarie le facciamo? Ci sarà il congresso a cui potranno partecipare col voto tutti i militanti con 5 anni di anzianità di iscrizione. È la prima volta che succede anche nei partiti, è la prima volta per la Lega e credo che sia utile che il nuovo segretario sia scelto da tutti i militanti. Faremo una grande mobilitazione perché la Lega è questo, è i suoi militanti, è il popolo. E quindi è un giusto riconoscimento in un momento di svolta. Ma la candidatura di Bossi è un problema? No, chiunque può candidarsi, sceglierà il popolo che è sovrano anche nella Lega. Quindi è un'opportunità secondo lei? Sì, va bene. In questa direzione, un commento alle elezioni tedesche, si aspettava una vittoria così schiacciante della Merkel? Beh, l'alleanza con la CSU bavarese ha dato i suoi risultati ed è uno schema che io ho già detto può essere applicato anche da noi, è lo schema a cui io sto lavorando. Sul tema della sanità c'è stato un po' di tensione in questi giorni sul modello sanità, quello di Formigoni, quello nuovo? No, non c'è nessuna tensione, c'è un dibattito, un contributo, il contributo di tanti, il contributo di tutti, è bene che si metta in discussione tutto, perché no? E dopodiché noi stiamo facendo come giunta il coordinamento di tutto, di tutte queste proposte, di tutte queste idee, per arrivare a un risultato chiaro, spendere meno e spendere meglio, evitando quelle distorsioni che sono state rilevate anche dalla magistratura, e per offrire ai cittadini lombardi l'eccellenza della sanità in Europa, non solo in Italia. Questa è l'ambizione che ho. Quindi stiamo rivedendo tutto, pronti a ridiscutere tutto, senza pregiudizi e senza nessun limite. Il contributo che viene dato è un contributo utile, anzi io sollecito la discussione, il dibattito, sapendo che poi la regia la fa la Giunta e al momento opportuno, entro fine anno, sarà definito il nuovo sistema. Costruttori. Ma dirò quello che la Regione sta facendo a sostegno delle imprese ed è moltissimo. La prossima settimana sarà aperto il bando, sarà diffuso il bando per la misura credito in cassa, 1 miliardo di euro messo a disposizione delle imprese, soprattutto delle piccole imprese e quindi le imprese anche di costruzione nei confronti dei debiti che hanno nei confronti dei comuni. Quindi è una misura che proprio questo settore penso apprezzerà. E poi sulla casa c'è molto da fare, abbiamo in corso una riforma del sistema delle ALER, alla quale riforma immagino che i costruttori siano molto interessati, parlerò di questo.